Direi la formula a pagamento assolutamente non c'è problema, le persone non si spaventano per la questione del pagamento. Ovviamente ci sono state delle problematiche alle casse che per domenica prossima ovviamente non ci saranno, purtroppo la linea dedicata che avevamo appaltato non ha funzionato e quindi torneremo al vecchio metodo con il bigliettaio umano e i biglietti di carta veri. Per quanto riguarda la parte artistica, la parte all'interno del percorso, direi che tutto è andato molto bene, la qualità artistica si è alzata moltissimo, l'idea di carnevale che volevamo dare è arrivata, quindi sono molto felice di questo, ho avuto molti riscontri, finalmente sta diventando il grande evento che deve essere. Ovviamente ci sono delle cose da sistemare, mi scuso se ci sono stati dei disagi, vi prego soprattutto ai fanesi, procuratevi prima il biglietto, perché chi aveva il biglietto è entrato in 3 secondi senza nessun problema, ma ovviamente se ci sarà un po' di gente, un po' di fila alla cassa come è dappertutto, potrebbe esserci. Abbiamo anche verificato la questione dell'allungamento del percorso, che ovviamente ha rallentato un pochino, ma era la prima volta che i carri facevano quel giro fisicamente, quindi hanno avuto un po' più di cautela, adesso hanno capito come funziona, quindi sicuramente sarà tutto più veloce. Una battuta va fatta sull'apparato di sicurezza, la macchina seppur corposa e dispendiosa però serve e funziona. Sì, non abbiamo avuto nessun problema anche a livello di disagio, di furti, niente di tutto questo, qualche bambino che si è perso, 2 o 3, ma insomma cosa veramente da poco. Il carnevale di Fano è molto sicuro, è sereno e quindi di questo insomma sono felice, perché abbiamo trovato l'apparato corretto. Al di là di aggiustare al picco le cose in corsa, che cosa vi aspettate, cosa pensate per le prossime 2 domeniche? Ma direi assolutamente il sold out, perché non c'è nessun problema se questa prima settimana abbiamo sfiorato gli 11.000. Ai 14.000 la seconda domenica ci arriviamo sicuramente. E ecco, quindi penso che non ci saranno altre problematiche gravi. Anche l'ospite ha dato il meglio di sé a fine serata, quindi è stata la ciliegina sulla torta. Sì, Emanuela è stata carinissima, oltretutto una grandissima artista, il pubblico assembrato era veramente tanto e si è divertito con i tempi giusti, quindi direi che è una chiusura degna del Carnevale di Fano, assolutamente. Vado a casa, è sabato, ai tacchi, che tanto me...